Nulle calme in Kalmar. Un film del terzo secondo incontro nordico di Interlingua. Usatores e activistas di Interlingua si reuniva in Svedia in fin di giugno pro parlare in e super Interlingua. Pro cantar e amusarse in Interlingua. Pro discutere nuove iniziativas e excambiar experientias. E cantar de novo. Pro mangiar ben. Pro conversar con nuove anziani amicos. E pro facer promozione pubblica. Naturalmente un pote relaxar o giocar in le pausas. Si o non segue le cursos. Okay, okay. Es que vossa espresso? Si vossa altere questione es nos pote parlare sobre esto quando io veni al gruppo. Che è tu impressione di este incontro? Este incontro es, come sempre, un grande experiencia. Es bon, on incontra molte personas, on ha un bel ambiente, esto es un bel centro, nos ha excursiones, nos ha música, nos ha festa, él ha molte cosas. Es un placer. Produttive, agradabili, forse non ottimalmente organizzate, ma isto dà occasione alla spontaneità. Che on se gaude, on apprende molto. In generale, molto buono l'incontro. Hai sito successose on io personalmente ho apprendito sufficientemente di cose nuove che mi interessano in linguistica, in storia, eccetera, sì. Per me l'incontro è un'eccellente occasione per parlare con personas del mismo interés. ¿Qué es tu impresión de este encuentro? Yo es bien, bien organizado. Yo no amo de muchas escalas. Yo nunca había dicho un casa con tante muchas escalas antes que yo veniva hoy al castello, porque yo los contiene muchísimas escalas. Yo comprendo que el arquitecto de esta escuela diceva inspirate per l'architetto del castello. Kalmar in de sud-est de Svedia esseva il centro dell'incontro nordic. Participantes de nove paises se reunivati. Interlingua es in centro durante l'incontro nordic. Ilos ha existite desde 1988. Interlingua ha un grammatica totalmente regular e un vocabulario internazionale. On pote usare Interlingua in omni situaciones, pro parlare, leggere e scrivere. L'incontro offre eccellente possibilità pro usare Interlingua di mattino a notte, in gruppi di lavoro e in discussioni durante le cursos intensive. On lavora e si amusa, per esempio, per costruire parolas cruciate. Ma l'incontro anche include excursioni turistiche. In toto, molte buone esperienze. Ah, mi plus buona esperienza è essere parlare interlingua a un tote ambienza di conferenza che non ha apprendito interlingua. Un pubblico conferenzial portoghese che non ha udito di interlingua ma lo comprendeva a prima audita. Io non posso dire una cosa specifica, ma io credo che sempre quando io uso Interlingua durante viaggi, io sono sorprendito positivamente quando io posso parlare in Interlingua con persone di
Spagna, di Portugal, di Brasile, eccetera, che non ha audito questa lingua ante questo momento. E non mi comprende tutto via. Questo è una sorpresa agradabile e molto pratica. Un trovo noves amigos con mente internazionale. Durante tutta la mia vita, 50 anni, sono qui. Sì. Io sono l'esperienza di trovare molti nuovi amici che interlingua un poco cresce e che rincontrarsi posto alcun anno. La più buona esperienza con l'interlingua è che io non ho fatto nessuna mala esperienza. Questo è un buon cosa. Durante tres días él ha cursos intensivos, un curso pro comenciantes y un curso de conversación. En el curso de comenciantes, on aprende no solamente interlingua, su vocabulario y su gramática, ma anche vide cómo interlingua facilita el estudio de altre lenguas proprio ilo es basate sul vocabulario internacional. Interlingua ha un letteratura ric e variate e molti materiales pedagogici. Il corso di conversazione è pro illes chi vuole examinare e exploitar interlingua ancora plus. Isto es facite per conversaciones, exercitios in comun, presentaciones de textos e molto plus. Toto in un'atmosfera agradabile e energica con participantes giovane e plus experientiate. Se l'esercitore solamente sorrideva e assicurava che illes aveva asparago meraviglioso. Li incontros ha grande attenzione in le pressa e radio, che reporta super illos in grande articolos e con bon menzion sulle prime pagina. Isto significa molte requestas di informazione di interessatos. Che ti ha piaciuto il plus dell'incontro? L'opportunità di parlare con altri interlinguisti in presenza del personale. Tutto il programma è stato interessante, mi ha piaciuto l'ambiente, le loco della scuola, è un bel panorama. La bella città di Kalmar, no? Kalmar Slott. Ah, veramente? Oh, il castello, il castello di Kalmar. Ah, sì? Oh, impressionante. Il castello di Kalmar è stato il luogo dove Danmark, Svezia e Norvegia si riuniva ante 700 anni. Naturalmente, on visitava il castello. Och det är att man får inte filma under guideturen. Ma la grande dimostrazione non si poteva filmare. Post la visita cominciava la grande dimostrazione a transverso di Kalmar sabato antemeridie con il vicepresidente del Società Svedese pro Interlingua Bengt Enqvist dietro le megafono. Brochures informative di Interlingua essere distribuite sulle strade, in cafés e in boteca. Molte passantes interessate stoppava pro saper plus e haber un conversazione. Interlinguas grammatik è på 1% av de två boksidor, då klarar du interlingua. Högalids folkhögskola formava le quattro agradabili dell'incontro nordic con molte areas verde e un bello ambiente e con tutte facilitate per un buon arrangiamento. Che mi ha piaciuto di più, non so, per incontrare di nuovo tutti gli amici, gli anziani amici. Non so, per esempio, le sorore Brennstrup e Avedite di queste date. Assistere? Semplicemente. Io credo che questo
che un assiste e un usa interlingua di mattino al notte, forse non dormi, sogna in interlingua. Questo sempre è abusante. E allora è un piacere incontrare omne le persone che ho conosciuto in avanti e omne le nuove persone. E forse specialmente vedere l'entusiasmo che on trova in i cursus ubi on ha. Veramente non molto tempo, ma durante tre stili on apprende a parlare e conversare in interlingua. On vuole sempre più di libri. Regrettabilmente il ha troppo poco libri in interlingua. Io spero che molti di voi potrebbero imprimere tal libri nunc. Diversi discorsi su omni temi, ma sempre in interlingua, è anche un facetta dell'incontro. Questo è il metodo stupido. Lo che io voglio dimostrare è che il ha certe cose che non si può fare oggi. In le molte pause on può riposare, giocare a football o godere della natura. E naturalmente on anche canta e festa. Comincia. Qual è la sua parola di interlingua favorita? Sibellena. Un vizio plus? Sibellena. Mi piace maiuscola. Questo è conicumocultura. La coltivazione dei conilios. Una parola veramente esistente. Sì, sì, sì. Ah, io non ho una parola favorita, ma la parola favorita di mia amica è probabilissimamente. Comunicazione. Io credo che questo sia la parola interlingua. Se tu esiva un animale, qual animale si veia tu? Simia alla me. Ah, ok. Io esserei un cane. Un cane è gaudioso e normalmente il cane è vigilante se non ha devorato troppo. Essere un papillon. Io potrei essere molto animale, molti animali sono simpatici, io potrei essere. Se, per esempio un asino, on dice che è un animale non intelligente. Se, io non credo questo, io credo che cada asino è più intelligente che molti politici come un Bush, eccetera. Io vole ringrazia omnes, le partecipanti. Perché se vos non aveva venite, nos non aveva habite un incontro.